Un oggetto di massa M1 uguale 12 kg si trova su un piano inclinato di un angolo beta uguale 30 gradi e collegato tramite una fune di massa trascurabile a un oggetto di massa M2 uguale 3 kg, appeso come nella figura. L'attrito sul piano inclinato non è trascurabile, il coefficiente di attrito dinamico vale 0,2. Determina l'accelerazione del sistema in assenza e in presenza di attrito. Andiamo a tracciare sulla figura quelle che sono le informazioni che conosciamo. Quindi questo è un angolo di 30 gradi. Sappiamo che nel piano inclinato agisce la forza peso e che può essere scomposta nelle due componenti parallela al piano inclinato e perpendicolare al piano inclinato e che l'angolo di 30 gradi del piano inclinato corrisponde all'angolo di 30 gradi, per il calcolo delle componenti della forza peso. Questa è la forza peso, questa è la componente perpendicolare e questa è la componente parallela. Sappiamo quindi che sulla massa M1 agisce la forza peso come componente parallela, ci sarà la tensione T1 del filo. Trascuriamo per ora la richiesta del calcolo dell'accelerazione in presenza di attrito, lo facciamo senza attrito, quindi le uniche forze presenti per questa situazione sulla massa M1 sono le due indicate. Sulla massa M2 agisce invece la forza peso e la tensione 2 del filo. Andiamo a mettere a sistema le informazioni che abbiamo identificato e diremo che la componente della forza peso parallela meno la tensione 1. Consideriamo di prendere come verso di percorrenza quello che va dalla carrucola in fondo verso il piano inclinato e questo sarebbe il verso, la risultante delle forze applicate su questo sistema. Qualora l'accelerazione avrà valore positivo, vuol dire che il verso che abbiamo indicato corrisponde esattamente con il verso di movimento del sistema. Se invece avrà un valore negativo, vuol dire che il sistema si muove nell'altro verso. Quindi rispetto a questo sistema di riferimento abbiamo la forza positiva e la tensione del filo di verso opposto, quindi segno meno, uguale a una risultante della forza che per la seconda legge della dinamica applicata sulla massa M1 possiamo scrivere come AM1. Per il secondo pesetto prendiamo come sistema di riferimento l'asse verticale e quindi possiamo scrivere che F P2, che è verso concorde con il nostro sistema di riferimento cartesiano, meno T2 è uguale, abbiamo detto che il sistema si muove in modo tale che il pesetto M1 scenda lungo il piano inclinato, quindi l'accelerazione su M2 sarà diverso, di segno negativo rispetto al nostro sistema di riferimento, quindi meno M2 A. Andiamo a sostituire i valori e quindi M1G seno di 30 gradi meno T. Ricordiamo che la tensione 1 è uguale alla tensione 2 uguale a T. Siccome il filo è inestensibile
vuol dire che le tensioni si trasmettono nello stesso modo sia sulla tensione del filo legato al pesetto 1 che sul filo legato al pesetto 2. Quindi possiamo scrivere T uguale M1A. Analogamente di sotto possiamo scrivere che M2G meno T è uguale a meno M2A. Andiamo dunque a cambiare di segno alla seconda equazione, quindi questa la trascriviamo come meno M2G più T uguale a M2A, per poi sommarla con la prima. Quindi sommandola otteniamo che M1 seno di 30 gradi meno M2 G, il più T col meno T si semplificano, uguale M1 più M2 A. Continuiamo a risolvere questa equazione e quindi avremo che A è uguale, linea di frazione, M1 seno di 30 gradi meno M2 moltiplicati G fratto M1 più M2 uguale, sostituiamo i valori e otteniamo che 12 per il seno di 30 gradi è un mezzo meno i 3 kg di massa M2 per 9,8 diviso 12 più 3 è uguale a 1,96 che possiamo scrivere come 2 metri fratto secondo quadrato. Passiamo al secondo caso in cui siamo in presenza di attrito, quindi il movimento del pesetto 1 verso il basso, verso la fine del piano inclinato, a quel movimento si contrappone la forza di attrito. Sappiamo che la forza d'attrito dipende sempre dalla... Sappiamo che la forza di attrito dipende dalla componente verticale della forza peso, quindi potremmo scrivere che la forza di attrito è uguale al coefficiente dinamico che ci dà il problema per la componente della forza peso perpendicolare. La componente della forza peso perpendicolare, visto che conosciamo l'angolo di 30 gradi, possiamo scrivere come UD MG per il coseno di 30 gradi. Questa è la forza d'attrito. Adesso andiamo a riscrivere le relazioni che avevamo scritto prima anche in presenza della forza di attrito. Quindi la forza peso, la componente della forza peso parallela meno la forza di attrito meno T è uguale M1A e la forza peso sul secondo blocchetto meno T uguale a meno M2A. Le considerazioni che abbiamo fatto prima non cambiano relativamente al movimento dei due blocchetti, perché la presenza di una forza di attrito dinamica vuol dire che il peso M1 continua nella sua scivolata verso il fondo del piano inclinato, quindi non modifica quello che è il verso dell'accelerazione. E abbiamo sempre considerato che le tensioni sui fili sono uguali, proprio perché il problema mi dice che i fili sono di massa trascurabile e inestensibili, o abbiamo come ipotesi che siano inestensibili.
Quindi, sostituendo i valori, abbiamo che M1 G seno di 30 gradi meno MD M1 G coseno di 30 gradi meno T uguale M1 A. E sotto M2 G meno T uguale a meno M2A, sempre come abbiamo fatto prima, consideriamo di cambiare di segno alla seconda equazione del sistema per poi sommarla alla prima equazione del sistema, da cui M1 G seno di 30 gradi meno coefficiente di attrito dinamico M1G coseno di 30 gradi meno M2G uguale M1A più M2A. Quindi possiamo scrivere che l'accelerazione è uguale M1 seno di 30 gradi meno la coefficiente di attrito dinamico M1 coseno di 30 gradi meno M2, il tutto moltiplicato per G, diviso M1 più M2. Sostituiamo i valori e abbiamo che 12 per un mezzo meno 0,2 coefficiente di attrito dinamico per 12 per radice di 3 fratto 2, che è il coseno di 30 gradi, meno 3 per 9,8 fratto 12 più 3 uguale a 6 meno 2,1 meno 3 fratto 15 per 9,8 uguale 0,588 che è uguale a 0,6 metro su secondo quadrato.